buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Dunque, cerchiamo di rispiegare alcune delle caratteristiche generali del PF24 che sono utili anche per la nuova fase, che è quella della iscrizione definitiva al corso e della consegna dei piani di studio, che avverrà, diciamo, in modo simultaneo nei prossimi giorni. Abbiamo quasi finito la fase di riconoscimento. Credo che tutti quelli che sono stati completati sono visibili se ciascuno di voi va sul suo sportellino nella bacheca di segreteria online, trova nel caso in cui sia stata completata la risposta già visibile e già disponibile. Se qualcuno vuole privatamente poi alla fine della riunione chiedermi, io sono andato avanti in ordine rigorosamente alfabetico e quindi sto ultimando e si completa entro la data che ci siamo appuntati dopo che abbiamo riaperto le iscrizioni, no? Prolungando fino al 28 febbraio la fase di possibilità di fare domanda. Quindi questo naturalmente ci ha complicato e rallentato, e la conclusione era prevista per domani. Io penso di farcela già per domani, però diciamo la data vera coincide con la partenza delle iscrizioni. Comunque ragionevolmente entro domani dovreste avere tutti la risposta definitiva e spero anche corretta per quanto possibile. Come si fa? Ok, vi ha già fatto vedere precedentemente il percorso da seguire per cercare le informazioni. Io mi raccomando, in tutti gli incontri pubblici ripeto che le informazioni certificate sono presenti sulla pagina del sito e sarebbe opportuno cercare di liberare sia la segreteria che il sottoscritto dalle telefonate e dai messaggi di posta elettronica, perché sono molto impegnativi. Quindi scopriamo spesso che le persone che si rivolgono a noi non sono andate a cercare le informazioni nel luogo dove stanno, e quindi per questo ripetiamo tutte le volte che il modo privilegiato di cercare e trovare le cose che servono è indirizzarsi sulla pagina dell'ufficio formazione insegnanti, che adesso veramente è strutturata in modo ancora più chiaro che in precedenza. Le cose è possibile trovare in modo molto semplice e sono fortemente evidenziate. Quindi ancora per l'ennesima volta una preghiera, insomma, con tutti gli impegni che ci abbiamo per seguire questo corso, però per seguire anche tutto il resto delle cose che dobbiamo fare, che non sono poche, il fatto di dovervi rispondere, cosa che poi facciamo lo stesso, però è estremamente complicato dal punto di vista del tempo che dobbiamo dedicarci. Quindi mi raccomando, diciamo, di riuscire a utilizzare le informazioni via web. Allora, come è noto, la struttura del percorso è giocata sui quattro ambiti che tutti quanti conosciamo e devono essere soddisfatti una serie di criteri per poter ottenere, quindi per poter consegnare correttamente il piano di studi. Bisogna fare la scelta di almeno tre ambiti, d'accordo? E questo vale sia per le persone che non hanno chiesto niente di riconoscimento, sia per quelle che lo hanno ottenuto. Questo significa che anche se uno, per esempio, ha avuto il riconoscimento, perché già ci sono state le proteste, di due ambiti in ciascuno dei quali ha avuto 12 crediti, il totale fa 24, anche se il totale fa 24, la persona in questione non è a posto, perché
la copertura riguarda soltanto due ambiti dei tre che sono richiesti dalla legge. Quindi anche se si tratta già di 24 CFU, uno deve aggiungere comunque un ulteriore corso fra quelli erogati e in un ambito che a lui manca. Ok? Quindi il fatto di aver riconosciuti 24 CFU non è una condizione sufficiente per poter ottenere direttamente il certificato. Ok? Un aspetto importante del riconoscimento è il legame che esiste fra gli ambiti e i settori scientifico-disciplinari che vengono contenuti all'interno di questi ambiti. Allora, se le domande di riconoscimento hanno riguardato settori che non sono pertinenti all'ambito per cui è stata fatta la domanda, il riconoscimento non è stato dato. Okay? Quindi anche lì bisogna fare attenzione, perché qualcuno, purtroppo, probabilmente nella fretta, abbiamo notato che ha fatto di nuovo confusione e ha caricato su un ambito ciò che doveva essere in realtà caricato su un altro ambito. Ora, siccome noi, per semplificarci la vita, di fronte a così tante domande ci siamo divisi i compiti come commissione di riconoscimento, ciascuno aveva come scopo quello di controllare un ambito specifico e il proprio ambito, e se non trovava materiale pertinente dava 0 CFU come risposta. Ok? Quindi è sgradevole, lo capisco benissimo, però bisogna cercare sempre di fare le cose, soprattutto d'ora in poi, in cui queste procedure online saranno lo standard per tutti i tipi di concorso che verranno nel futuro prossimo e soprattutto remoto. Bisogna stare molto attenti a come ci si muove e alle cose che si fanno entro le scadenze previste. Ripeto, è chiaro che purtroppo l'errore ci sta, però in questi casi bisogna fare di tutto per evitarlo. Bisogna essere molto concentrati, come se uno fosse già ad esame, per effettuare in modo corretto tutte le operazioni che sono richieste, che spesso non sono poche, no? Anche se poi con un'analisi un po' con la mente libera uno si accorge che non è che ci voglia una scienza, una tecnologia pesante, però bisogna essere molto attenti a evitare gli errori. Quindi sto cercando di motivare una serie di risposte negative che alcuni troveranno, purtroppo, e che sono legate anche ad errori che sono stati effettuati. Nel piano di studi, qui ho fatto un errore, chiedo scusa, non ho corretto la slide dell'anno scorso. Nel piano di studi bisogna fare attenzione alla scelta nell'ambito che è più ricco di possibilità, in cui i corsi che vengono erogati sono abbastanza numerosi. Quindi ci sono diversi ordini di problemi che possono nascere. Intanto bisogna sempre ricordarsi che uno in ogni ambito non può chiedere più di 12 CFU, di fatto, okay? Per le regole che sono stabilite a livello nazionale, non le regole che decidiamo noi all'interno dell'Ateneo Senese. Quindi se uno vuole avere tre ambiti è evidente che in ciascuno di essi più di 12 CFU non ci possono stare. Quindi il massimo numero di corsi che si può richiedere nell'ambito di è 2, intanto, e questo ha a che vedere con il riconoscimento ottenuto. Cioè è vero anche che come riconoscimento massimo possono essere accordati 12 CFU per ciascun ambito. Ok? Allora, ci sono persone che hanno ottenuto, come l'anno scorso, anche quest'anno, 48 CFU, hanno fatto l'amplen, si sono visti riconoscere 12 CFU
per ciascuno dei quattro ambiti, perché hanno presentato moltissimo materiale, moltissimi corsi sostenuti in precedenza, molti dei quali erano effettivamente riconoscibili. Però non è che si è riconosciuto tutto, una volta che si è raggiunto il limite ci si è fermati, quindi non vi sentite offesi del fatto che non superate, diciamo, non avete un riconoscimento totale di ciò che avete presentato. È un problema tecnico che limita di fatto e fa raggiungere rapidamente una saturazione dei crediti formativi che possono essere riconosciuti. Nei piani di studi voi potrete fare richiesta, oltre che dei corsi di Unisi e dei corsi del Rinaldo Franci, che chiedo scusa ancora una volta, non sono tutti e tre quelli indicati, ma sono soltanto il secondo e il terzo. L'Istituto Rinaldo Franci e l'Ateneo Senese hanno confermato la convenzione che hanno stipulato l'anno scorso, e quindi, diciamo, gli studenti del Rinaldo Franci possono iscriversi presso Unisi e dare automaticamente gli esami sia, diciamo, presso l'Istituto Franci che presso l'Ateneo Senese, mentre invece l'Università per Stranieri di Siena quest'anno ha aperto un PF24 autonomo e separato, e però abbiamo stabilito una nuova convenzione diversa da quella dell'anno scorso, in cui è possibile per gli studenti che si iscrivono qui a Siena, a Unisi, è possibile fare richiesta, fare domanda in ambito di, se c'è interesse a quello, per la didattica o della letteratura o della lingua, ok? I due dei corsi, che dei tre corsi che l'anno scorso erano in convenzione, va bene? Quindi è possibile, se c'è interesse da parte soprattutto degli studenti dei dipartimenti letterari, di dare esami, sostenere esami di didattica o di letteratura o di lingua, farlo presso un'Istrasi, però con il riconoscimento automatico e con l'inserimento nel piano di studi del PF24 del nostro Ateneo. È chiaro? Ok? L'altro problema, che è poco visibile dal testo del decreto e dalle regole ministeriali, è abbastanza nascosto ed è sempre motivo di confusione, è la possibile, il possibile conflitto che nasce da eventualmente una scelta multipla di corsi in ambito D. Perché? Perché purtroppo se la scelta non è ben maturata e ben attenta, si rischia di perdere addirittura la possibilità di concorrere per alcune classi che derivano banalmente dall'aver conseguito la propria laurea curricolare. Questo perché c'è un incrocio abbastanza perverso di norme che sono state dettate dal Ministero, no? E quindi se vogliamo fare un esempio, no? Un laureato in matematica ha diverse possibilità, e sostanzialmente sono quelle elencate in questa slide accanto al settore scientifico disciplinare MAT 04, quindi uno può concorrere, diciamo, per la matematica applicata, la matematica e la fisica, e per la matematica e scienze nella scuola media inferiore, no? Queste sono le quattro classi di concorso che corrispondono a quei quattro acronimi lì, a quei quattro numeri che sono riportati accanto a MAT 04. Se un laureato in matematica sceglie di fare didattica della matematica perché gli manca come esame curricolare,
E contemporaneamente diviene in mente di fare anche didattica della fisica, FIS 08, ok? Attenzione, che cos'è che succede? Che gli restano in realtà soltanto, parlando proprio in un linguaggio matematico, le classi di concorso che sono l'intersezione dei due insiemi, cioè quelle che sono presenti in entrambi gli insiemi di classi, quindi A27 e A28. Ok? Quindi un laureato in matematica, facendo anche didattica della fisica, finisce per perdere l'A26 e l'A47. Ok? Allora, questo era particolarmente grave con le regole dell'anno scorso. Con quest'anno è un po' meno grave, perché? Perché al concorso prossimo 21 è stato chiarito, e che sarà in realtà il primo che si svolge per chi ha i 24 CFU da quando è stata votata la legge, si potrà partecipare solo per una classe di concorso per le scuole medie inferiori e per una sola classe di concorso per le scuole medie superiori. Quindi, diciamo, uno non è che può pensare di fare l'amplen e subito andare a concorrere per tutto quello che è nel suo paniere, no, di competenze, e, diciamo, che gli viene concesso dal titolo di studio che ha conseguito come laurea. C'è una limitazione, quindi uno, se ha possibilità multiple, deve incominciare a scegliere qual è la cosa su cui puntare, qual è la classe di concorso che gli conviene cercare di levarsi per prima come possibilità per l'insegnamento. Ok? Cosa significa questo? Significa, in termini del certificato finale, il certificato finale varrà esclusivamente per le classi di concorso che derivano da questo giochino di intersezione. Come si fa a evitare questo tipo di problema? Scegliere sempre e comunque corsi che appartengono alle cosiddette classi universali. Quali sono le classi universali? Quelle legate all'area trasversale, quindi ad insegnamenti di tipo pedagogico, psicologico e antropologico. Quindi nell'ambito di una classe Jolly è in realtà MPED 04, che non è riportata qui perché tanto diciamo non ha senso fare l'excursus di quello che è possibile fare, perché tanto uno con quella se la cava sempre, e eventualmente in ambito letterario è l'Edin 02. Edin 02 è la classe Jolly per antonomasia, d'accordo? Ok, questa è la seconda pagina, la seconda trasparenza, però con lo stesso filosofia di lettura. Quindi, per esempio, l'anno passato chi aveva scelto sia un corso di Edin 02 che un corso di Edfillet 10, no? Vedete che l'incrocio dà come residuo utile a 12, a 22, a 83, e tutte le altre classi venivano bruciate, alcune per la prima e altre per la seconda classe, settore scientifico disciplinare. Ok, ora sul riconoscimento crediti ancora due parole. Noi siamo stati assolutamente coerenti con quanto era stato deciso l'anno passato. La decisione del 2017-18 era fortemente e unicamente legata al testo di legge, il decreto ministeriale 616 del 2017, che chiarisce in modo abbastanza netto che sono riconoscibili esclusivamente esami che contengono un aspetto forte di metodologia didattica,
Quindi tutti gli esami unicamente a carattere disciplinare non possono essere riconosciuti. Okay? E molte persone troveranno una risposta negativa motivata esattamente in questo modo. D'accordo? Quindi la maggior parte dei dottorati di ricerca è chiaro che sono abbastanza fuori gioco, perché la maggior parte dei dottorati di ricerca attengono a argomenti di ricerca fondamentale o applicata che comunque esulano da problemi didattici, a parte quelli che hanno una connotazione viceversa unicamente didattica. Quindi è ben raro che uno possa vedersi riconosciuti crediti che derivano da un dottorato di ricerca. Per chiarire quali sono i contenuti che sono accettati, io faccio sempre questo esempio e questa lettura che ritengo utile, perché molti di voi, per pigrizia anche comprensibile, no, si rifiutano di leggere tutto il testo di legge e soprattutto gli allegati. Questo è quello che è contenuto nell'allegato 1 del decreto ministeriale per quel che riguarda la classe di concorso fisica, no? E si dice che cos'è che è riconoscibile. Gli argomenti esposti sono pensati per descrivere contenuti fino a 12 CFU di metodologie e tecnologie didattiche specifiche per l'insegnamento della fisica. Quindi capite che si insiste su questo aspetto di metodologie e eventualmente tecnologie didattiche. Ed elenco, lo leggiamo insieme perché è noioso, però lo ritengo, per quanto noioso, utile: principali strumenti e metodologie per l'insegnamento sviluppate nella ricerca in didattica della fisica e in storia della fisica, anche in riferimento allo specifico ruolo dell'insegnante, ai nodi concettuali, epistemologici, linguistici e didattici nell'insegnamento e apprendimento della fisica. Il laboratorio nell'apprendimento della fisica, ruolo, metodologie ed esempi operativi di diversa impostazione e metodo, con particolare riguardo agli aspetti applicativi. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'apprendimento della fisica, ruolo ed esempi operativi. Applicazione delle metodologie e tecnologie didattiche, la preparazione di percorsi didattici e di esperienze didattiche in fisica, relativamente agli argomenti previsti dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Allora, se voi prendete una qualsiasi altra classe di concorso, di una qualsiasi altra materia, anche umanistica e non scientifica, potete sostituire il nome della classe di concorso alla parola fisica, la parola per esempio letteratura latina, ma il contenuto dell'allegato al decreto ministeriale relativo a quella classe di concorso è esattamente lo stesso che ho detto adesso, con l'unica sostituzione della parola fisica alla parola letteratura latina. Quindi è vero, non è una cosa specifica di questa classe di concorso, è fatta in fotocopia, in copia e incolla, assolutamente per tutte le classi di concorso. Quindi le proteste che si sono verificate, che si sono già ripresentate in questi giorni per il mancato riconoscimento, non sono assolutamente lecite alla luce del testo di legge, perché finché siamo in una democrazia sana la legge è quella che comanda, e non la nostra interpretazione o volontà. Allora, è vero che lì sotto per esempio c'è scritto che in questo periodo transitorio possono essere riconosciuti crediti nel settore scientifico disciplinare FIS 01, ma un conto è dire possono, un altro è dire devono. Non è che se uno ha un esame di FIS 01 automaticamente noi siamo vincolati a riconoscere i crediti, assolutamente no, perché se non si risponde a questi criteri qua, anche se FIS 01 è il settore scientifico disciplinare giusto, manca tutto il resto, ok? Ovvero sì, ancora una volta in termini matematici, FIS 01 diventa una condizione necessaria ma assolutamente non sufficiente. La valutazione dei crediti conseguiti in precedenza non è per noi ovviamente
un problema con i vincoli che abbiamo appena ripetuto in varie occasioni, no? Qui si scrive nella circolare: tale validità dipende infatti dagli specifici obiettivi formativi e dal contenuto delle attività svolte, no? E non si può parlare di automatismi, non sono automaticamente attestabili, ok? Quindi la commissione lavora non prendendo atto di quello che viene presentato, ma valutando e giudicando quello che viene presentato. Vabbè, abbiamo seguendo le indicazioni del Ministero attribuito 12 CFU ad insegnamenti annuali, anche se voi non l'avevate indicato, e 6 CFU ad insegnamenti semestrali, ok? Quindi anche se nella richiesta mancava l'indicazione diciamo o del settore scientifico disciplinare, che non era importante perché nei vecchi ordinamenti non era assegnato, o del numero di CFU perché a quei tempi non esistevano i CFU, però questa regola qui è stata automaticamente applicata, ok? Però non è detto che l'intero corso potesse essere riconoscibile, per cui esistono dei casi in cui corso vecchio ordinamento, 12 CFU, valutazione del programma, il programma è parzialmente riconoscibile, allora non si riconoscono tutti e 12 crediti, ma se ne riconoscono 6 piuttosto che 9. Ok? Se non sono sufficientemente chiaro, fatemi domande, ragazzi. Questo ridice quello che vi ho spiegato prima: da dove vengano riconosciuti come validi più di 24 CFU in 2 dei 4 ambiti previsti, è comunque necessario conseguire almeno 6 CFU in uno degli altri 2 ambiti rimanenti per poter ricevere la certificazione necessaria ai fini concorsuali. Ok? Morale della favola: se dovete presentare in queste condizioni il piano di studi, voi cosa dovrete fare? Dovete mettere nei 2 ambiti in cui avete 12 CFU il riconoscimento avvenuto, e dovrete scegliervi un terzo ambito per andare a sostenere un esame nelle prossime settimane fra quelli che sono erogati fra Unisi, Rinaldo Franci e Unistrasi. Ok? C'è un bonus, un benefit che viene riconosciuto dal Ministero: gli esami del PF24 possono essere utili per ottenere requisiti per la classe di concorso a cui uno vuole andare a partecipare, quindi se uno gli mancano 6 crediti nelle discipline letterarie, eventualmente facendo un esame di quella natura può ottenere anche ciò che gli manca per poter partecipare alla classe di concorso corrispondente, stando dentro il PF24. Vabbè, cos'è che abbiamo detto? Quindi è riassunto qui: le domande incomplete non sono state valutate se non in casi molto molto particolari, portano a un non riconoscimento. Molte persone hanno insistito a presentare, nonostante avessimo detto ripetutamente che non sarebbe servito a niente il listato degli esami sostenuti, però la domanda doveva essere presentata in un altro modo, cioè doveva essere presentata corredata di un minimo di indicazione del programma seguito, e quindi è chiaro che il listato degli esami contiene un sacco di roba che non serve a nulla. Uno dovrebbe andare a capire quali sono gli esami buoni. Questo è un lavoro complicato in realtà per la commissione, non è corretto. Sono state introdotte delle regole di presentazione della domanda che in qualche modo permettono di effettuare la valutazione
né demore di tutti i vincoli che sono stati ricordati in precedenza. Abbiamo già detto più volte che c'è una saturazione a 12 CFU riconosciuti per ambito e ci sono dei casi possibili in varie combinazioni. Nel caso di crediti riconosciuti si riconoscono anche 9 crediti, d'accordo? Se questo è il caso, non esistono esami erogati nel PF 24 che valgano niente di diverso da 6 crediti. Tutti gli esami del PF 24 che seguirete valgono 6 crediti invece, ok? E non è che uno ne può fare mezzo per prendere 3 crediti, assolutamente no, sono unità indivisibili. Quindi se uno si vede come molte persone, soprattutto in antropologia, nell'ambito C, ha avuto un riconoscimento di 9 crediti e basta, è come in sostanza se avesse avuto il riconoscimento di 6 crediti all'atto pratico, cioè costretto a fare comunque altri 18 crediti, ok? Su almeno 2 ambiti. Chiaro? È chiaro, lo devo rispiegare. Quindi quello che la commissione però ha accettato è che la composizione di 9 più 9 più 6 invece sia favorevole per voi, no? 9 più 9 18 più 6 24 sono 3 ambiti diversi e quindi chi ha una soluzione di riconoscimento di questo tipo non ha bisogno di sostenere nessun esame perché ha tutti i crediti acquisiti, ok? Cioè in realtà, diciamo, oltre agli aspetti legislativi che vanno seguiti, però abbiamo cercato di favorirvi, anche se voi siete convinti del contrario. Ora, l'ultima questione, che è la più delicata e più antipatica di tutte, è questa. Ci sono molte persone, come è successo l'anno scorso, che erano già in possesso dei 24 crediti. Però purtroppo il diavolo si nasconde nei dettagli e c'è una regoletta ulteriore che è connessa a una circolare ministeriale supplementare che mette tutti in difficoltà e che è la seguente. Se uno si iscrive a un PF 24 in una università per ottenere il riconoscimento dei suoi crediti, l'ultimo esame dei 24 CFU che ha già alle spalle deve essere stato dato in quella università. Allora, ci sono persone che hanno il riconoscimento di 24 CFU, ma purtroppo non se lo possono giocare qui da noi, perché o tutti gli esami o l'ultimo esame sostenuto non sono corsi dell'Università degli Studi di Siena. Quindi, diciamo, è come se non avessero presentato la domanda da un certo punto di vista, ok? E ci sono una decina di persone scarsa in questa condizione. Non so se c'è qualcuno in questa sala, comunque io cercherò di raggiungerli telefonicamente per dare loro la notizia. Allora, ci sono 2 possibilità, no, per chi si trova in queste condizioni: o diciamo non prosegue l'iscrizione a Siena e va a fare l'iscrizione presso l'università dove ha conseguito l'ultimo esame, oppure se ha fatto un fritto misto oppure uno fa una rinuncia a un ambito e iscrivendosi a Siena chiede di sostenere un ulteriore esame. Se è convinto di volerlo fare a tutti i costi a Siena o di doverlo fare a Siena per motivi di tempo, per motivi di per qualsiasi altra questione personale o legata all'incognita sul futuro, che è quando mai uscirà il bando per il concorso? Boh, nessuno lo sa.
quindi purtroppo, diciamo, se riusciamo a sbrigarci tutti quanti, è nella convenienza di ciascuno poter conseguire il titolo quanto prima. Ok, allora, la procedura informatica, Chiara, allora vado avanti io o intervenite? La procedura informatica che dovrete seguire, fra poco la vediamo in dettaglio, cioè vedremo una serie di slide con le schermate che vi si presenteranno, d'accordo? Ed è quella, diciamo, essenzialmente relativa alla presentazione dei piani di studio. La presentazione dei piani di studio è un problema da risolvere prima di effettuare il pagamento dell'iscrizione definitiva, e che da quanti CFU voi chiederete di sostenere dipenderà la seconda quota dell'iscrizione, no? Quindi è un argomento dedicato anche dal punto di vista finanziario. Quello che qui si, diciamo, sottolinea è il fatto che la procedura informatica viene guidata, quindi ci sono una serie di messaggi di attenzione e di aiuto che vi compaiono nelle schermate che si susseguiranno per completare la procedura, però al tempo stesso, diciamo, per certi tipi di errori che eventualmente voi fate non si blocca. Quindi se voi fate degli errori, certi tipi di errori rimangono nella procedura e non vengono corretti, o la procedura non si stoppa per fare in modo che voi evitiate di commetterli. Allora, a questo punto, naturalmente, diciamo, ci sono due categorie di preiscritti che dovranno comportarsi in modo diverso. Ci sono quelli che non hanno richieste di riconoscimento crediti, no? E per i quali sarà necessaria la scelta di 4 insegnamenti con la regola dei 3 ambiti e con l'attenzione che vi prego di mettere nel giochino delle classi di concorso che tendono a escludersi a vicenda. E invece la categoria di chi ha chiesto il riconoscimento crediti e che deve stare molto attento a quello che è il contenuto informativo della nota che avete già trovato, che troverete da stanotte nella vostra casella di segreteria online, d'accordo? Perché, diciamo, il numero di crediti riconosciuti e gli ambiti, poi è ovvio, per tutto quello che abbiamo appena finito di dire, condizioneranno quelle che sono le scelte del piano di studio. Allora, cos'è che compare? Per esempio, questa non è la schermata la vediamo dopo. Per coloro che hanno fatto richieste di riconoscimento crediti e l'hanno ovviamente ottenuta, perché se non hanno ottenuto nulla è come se non l'avessero fatta, compaiono per ogni insegnamento 3 versioni dell'insegnamento, 3 versioni dell'insegnamento, ok? Uno con validità 6 CFU, uno con validità 9 CFU, uno con validità 12 CFU. E voi dovrete scegliere per i crediti riconosciuti quello che vi compete. Quindi se voi avete 12 CFU riconosciuti nell'ambito della pedagogia, dovete selezionare il terzo di questi 3. Ok? Se no poi il conto non torna e non c'è il riscontro fra quello che è stato assegnato e quello che voi dovete poi convertire attraverso la procedura del piano di studi. E la stessa cosa vale assolutamente per tutti gli insegnamenti, perché il riconoscimento poteva avvenire su ciascuno dei settori scientifico-disciplinari quali,
qui insisto su un'altra cosa che non avevo ancora detto, quelli dei settori, quelli scusate, dei corsi equivalenti ai settori scientifico-disciplinari dei corsi che sono erogati nel PF24. Cosa diavolo significa questo? Che il testo di legge dice che MPED è tutto valido, quindi anche se voi avete richiesto un MPED 01, e quello vi può essere riconosciuto e vi può valere sia nell'ambito A che nell'ambito D, in sostanza. E questo non fa problema, perché la legge dice così. Ma se noi abbiamo la lista che vi ho presentato prima di corsi e uno mi viene a chiedere in ambito D di vedersi riconosciuto IUS 20, un esame di diritto, o SPS 08 che è un esame di scienze della comunicazione che parla di questioni di sociologia, quel settore non ha l'equivalente con nulla, quindi anche se magari in qualche altra università potrebbe al limite essere riconosciuto, noi non lo possiamo riconoscere, perché il riconoscimento deve essere in corrispondenza di uno o più degli esami che sono nella lista che abbiamo visto in precedenza. Ok? È chiaro? Quindi anche lì non bisogna prendersi, cioè non è stata la volontà omicida di farvi fuori se non abbiamo riconosciuto niente in settori scientifici disciplinari particolari, è che non potevamo farlo a norma di legge. Ok? Quindi ripeto, tutti gli esami, tutti gli insegnamenti per chi ha un riconoscimento si presenteranno in quella forma lì, perché uno sarà stato costretto, diciamo così, avrà dovuto scegliere la strada al bivio, no? Quella che è relativa alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento crediti. Allora, vediamo invece come è fatto concretamente il sistema che voi vi troverete davanti, d'accordo? Login con le credenziali personali di Ateneo, si visualizza la schermata con i dati generali relativi alla carriera in oggetto, ok? Si arriva alla schermata che presenta il percorso da scegliere per la compilazione del piano differenziato fra chi abbia o meno avuto il riconoscimento crediti da carriere pregresse. Ok? Quindi si seleziona lo schema di piano e si clicca su OK. Vedete tutti? Quindi no? Bisogna dire un altro tempo. A seconda del tipo di scelta, e poi confermare con l'ok che è questo tasto blu qui sotto. Ok? Va bene adesso? Le due alternative sono con riconoscimento o senza riconoscimento. Esattamente le cose che ci siamo detti finora. Questa pagina è riferita al manifesto degli studi per i corsi di laurea e laurea magistrale, può essere ignorato e si fa clic su prosegui compilazione piano carriera. Ok? Allora, qual è il problema? Ve lo dico. Il problema è che noi non abbiamo la gestione diretta di queste pagine. Queste pagine qui sono in gestione all'ente che è chiamato Cineca e che fa il servizio informatico per la stragrande maggioranza degli Atenei italiani. È un ente pubblico, d'accordo? Quindi
è un ente che è derivato in qualche modo dalla somma di competenze prese dai diversi Atenei, si trova a Bologna, lo vedete diciamo lì dove c'è il collegamento fra la circonvallazione e la 1, cioè un edificio orribile in stile vittorio con scritto enorme Cineca, e sono loro che gestiscono tutta questa roba qui. Quello che noi possiamo fare è chiedergli di modificare le pagine, però poi diciamo l'accesso diretto alla parte informatica non spetta a nessuno che sta qui a Siena, quindi e alcune cose loro ci dicono che le possiamo fare, altre cose ci dicono che non le possiamo fare. Allora, uno dei motivi per cui sto dicendo questo è questa pagina qui è una pagina che sarebbe bene non ci fosse, però siccome tutto deriva dall'incrocio fra la procedura di iscrizione alle lauree normali e questo percorso formativo, si è dovuto trovare un compromesso e quindi si è dovuto accettare che ci sono delle cose pericolosamente in più, fra cui per esempio questa pagina qui. Però il messaggio è non vi preoccupate, questa è una cosa su cui non dovete fare nulla se non pigiare il bottone blu, ok, si arriva alla scelta delle attività didattiche da sostenere e o riconosciute a seconda del caso da inserire nel proprio piano di studi. Ogni regola contiene le istruzioni relative alla compilazione del piano, si raccomanda di leggere molto attentamente, quindi mi raccomando, cioè prendetevi tutto il tempo che è necessario, cioè se voi avete un impegno urgente non è il caso che vi mettiate a fare la procedura di iscrizione, cioè deve essere una cosa che fate in un momento di totale libertà. I padri e le madri abbandonino i loro bambini alla loro sorte, ai nonni e alle tate e ai tati, d'accordo? Perché questa cosa qui con il bambino in collo non si può fare, non si può fare, ve lo garantisco, non si può fare. Ci vuole massima concentrazione e totale dedizione, perché se no succede sicuramente un pasticcio. Quindi, cosa dice il testo? Questa pagina consente di effettuare la selezione delle attività didattiche da inserire nella propria scelta degli insegnamenti, vengono inoltre mostrate le attività già scelte e considerate valide per il conseguimento del titolo. Importantissimo, guardate cosa c'è scritto in neretto, l'utilizzo dei pulsanti del browser per andare avanti o indietro in questo ambiente, non so perché si sia voluto scrivere nel wizard che sembra di essere in qualche ambiente strano, può portare ad anomalie ed errori nella compilazione del piano, quindi e questo è verificato, cioè io me ne dimentico regolarmente e faccio un grandissimo pasticcio quando vado a mettere i voti degli esami. Quindi non usate le freccette in alto del browser. Ogni pagina va, per ogni pagina si può tornare indietro o andare avanti, e fatelo attraverso i tasti, i pulsanti, no? Che sono all'interno della pagina, ok? Purtroppo è così. Tutto l'ambiente Cineca soffre di questo maledetto problema. Ok, ricorda bene, devono essere acquisiti almeno 6 CFU in almeno 3 dei 4 ambiti previsti dalla normativa. Se vuoi sostenere 6 CFU in ambito A, vai avanti con il pulsante regola successiva. Se non intendi sostenerli o hai dei CFU riconosciuti in ambito A, premi su salta la scelta e vai avanti nella compilazione del piano di studi. Ok? Quindi, regola di scelta, se ti sono stati riconosciuti 6, 9 o 12 crediti in ambito A, nel settore scientifico disciplinare MPED 03,
scesi una delle attività formative seguenti con il peso in CFU corrispondente, altrimenti salta la regola. Ok? Quindi uno ce l'ha il riconoscimento su MPED 03, sì, e ci mette il numero giusto. Non ce l'ha, non clicca nulla e va avanti. Ok? Non la sento, abbia pazienza. Scusate, l'ho dato per scontato, abbiate pazienza. Voi li dovete inserire, anche se avete fatto tutti i 24 CFU, anche se vi sono stati riconosciuti tutti i 24 CFU, e questo l'ho scritto nei messaggi, c'è scritto: il certificato sarà ottenuto previa compilazione del piano di studi. Quindi non siete a posto, non manco per niente, fino a che non avete fatto tutte le cose che sono la compilazione del piano, il pagamento della tassa fissa, della quota fissa e della quota nazionale, no? I 16 euro, non avete concluso un accidente di niente, ok? Sì? Però dovete passare attraverso questo macinino vi fa passare attraverso tutti gli ambiti, capito? Sì. Non ho capito, abbia pazienza. Sì. In questo ambiente qua. È un po' diversa, perché chi non ha riconoscimenti in pratica non ha la visualizzazione delle scelte multiple possibili, non ha la possibilità di scegliere 6, 9, 12, capito? Non ha la possibilità, perché non gli spetta, è più semplice. Allora, c'è un bivio, va bene? Al bivio ci sono due strade possibili, d'accordo? Quella semplificata è quella di chi non ha riconoscimento crediti. Si trova a dover passare attraverso comunque tutti gli ambiti, nello stesso modo che vedete qua, soltanto che supponiamo che decida di fare l'ambito B, l'ambito C e due esami dell'ambito D, no? Però passa anche attraverso l'ambito A, non è che possa saltare miracolosamente, perché la procedura glielo propone, soltanto che non deve cliccare, non deve selezionare il corso di MPED 03. Ok? È chiaro? No. Ma anche quegli altri che hanno riconoscimento parziale avranno lo stesso problema, no? Cioè, il problema della selezione dei corsi, in qualche modo, riguarda indistintamente tutti, perfino chi ce l'ha tutti e 24. Figuriamoci chi non ce l'ha, vabbè, è chiaro. Però uno deve decidere, allora, cos'è la ovvietà che non abbiamo detto? E uno, a bocce ferme, prima di buttarsi dentro la procedura, deve prendere una decisione su quello che vuol fare nella sua vita all'interno del PF24, no? Deve avere già in mente chiara la scelta che vuole fare. Sì, ah vabbè, quella è sicura, quella opzione lì è una garanzia. L'opzione
più semplice e più lineare di tutti è 6 crediti per ciascun ambito, in cui per essere sicuri, garantiti al 100% di non perdere nulla sulle classi di concorso, MPED 04 come quarto corso o il corso di Aderin 02. Sì. MPED 04, è chiaro, è chiaro.